interessa partire dall'attualità in qualche modo, nel senso che se il tema è l'identità, l'identità che è la voce del popolo, io credo che noi dobbiamo cercare di fare un passo in avanti e comprendere che la situazione non è come quella che abbiamo ricavato dalle analisi fatte 4-5 anni, ancora 4-5 anni fa, e che comunque molto spesso risalgono addirittura a 30 anni fa, quando il globalismo e il liberismo camminano di pari passo, però c'è una contrapposizione quasi ideologica rispetto a questo concetto europeo, perché è l'Europa stessa che parla di macro regioni. Noi di questa cosa qualcosa lo sappiamo. È un contrasto ideologico rispetto all'aspetto globalizzante dell'Europa. Penso personalmente che l'Europa sopravviverà a se stessa se supererà tanto come dire, l'Europa tecnocratica spinelliana e federalista, quanto l'idea di un'Europa delle nazioni che spesso viene bandita come un'alternativa e invece è già in atto attraverso le commissioni intergovernative. Noi già abbiamo l'Europa delle nazioni ed evidentemente ha fallito perché corre di pari passo con il federalismo spinelliano. Noi invece abbiamo bisogno di un'Europa diversa, che sia fondata sui popoli, magari sul modello svizzero, in questo senso valorizzi le identità e le specificità, le macroregioni potrebbero essere la formula che in qualche modo va a comporre la nuova Europa, cioè un'Europa sovrana, rinnovata nei valori e rinnovata anche nei suoi processi decisionali locali e amministrativi.